Allora, io feci questa clip in realtà ormai un anno fa, oggi è stato ritirato fuori. Io dissi che secondo me nel suo prime, per interpretazione, prime, eh? Sì, per eleganza e stile, Saponara è stato il Neymar italiano. No, Mario, sei muto, sei muto, ma meno male. Posso sei dire muto. Che secondo me è meglio? Secondo me è meglio, esatto, esatto. No, non mi meraviglio. Secondo me è meglio. Secondo me le parole non, in questo caso non servono. Vivio, ma che partita, dove vedi le partite? Ma ragazzi, la febbre, c'aveva la febbre tua. Aveva una febbre. Ma ve lo ricordate Saponara Prime? Io penso che se Saponara sente queste parole, te viene a cercare lui. Io penso che se Riccardo, anzi Riccardo, se vuoi intervenire, noi siamo qua, non lo so se magari qualcuno mi manda sto video qua, Righi, se vuoi intervenire, faccelo sapere e manda a fanculo forse Enelix, perché allora penso che questo sia l'unico modo per far smettere questo cretino di fare questi paragoni. Avete qualcosa da dire a sua discolpa? Vivio, Mario? Mario, io so che tu sei uno che il football lo mastica, capiscimi? Ti ricordi Saponara quanto era forte? La sua eleganza, il suo passo, il tiro a giro. Che c'entrava con Neymar? Oh ragazzi, a me me lo ricorda, che vi devo dire? Mario mi sa che non è d'accordo. Si è bloccato. Ho urlato, ho perso la voce, mi sono rifatto proprio.